Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e bentornati nel canale e benvenuti in questo nostro primo appuntamento dedicato a World of Tanks. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. Se non l'avete ancora fatto, come sempre, vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i link, oltre naturalmente a trovare un link che vi permetterà di acquistare giochi scontati e naturalmente il link per acquistare dai piani bio. Visitate il sito www.ipianibio.it. Allora, iniziamo subito con un bel applauso. Perfetto, vai. Cominciamo la prima battaglia qua. Vediamo un po'. Oh, allora, ho provato World of Tank Blitz e ho fatto un giretto propedeutico con questa versione di World of Tanks e devo dire che è diverso, molto molto diverso, totalmente diverso. Ho notato alcune differenze sostanziali di grafica, naturalmente, che se non ricordo male questo dovrebbe essere più recente come edizione. Diciamo così, facciamo battaglia casuale, se mi fa fare battaglia casuale, vediamo un po'. Allora, stavo dicendo che c'è una sostanziale differenza sia graficamente ma anche a livello di motore grafico, quindi decisamente molto molto più complesso l'ho trovato questo qua. I comandi sono presso a poco gli stessi, quindi mi sa che il volume è un po' altino. Ok, dovrebbe andare meglio adesso. Seguiamo gli altri carri. Vi assicuro che non è per niente facile andare in puntamento. Ho notato una grandissima maggiore fluidità del mouse. Scorre molto più velocemente rispetto a World of Tanks Blitz.
Colpito. Ecco qua. È la prima volta in assoluto che... la sto portando all'aereo, quindi chiedo scusa a quelli più pratici, ma dove esci questa? Oh! Bella combinata. E la difficoltà è proprio quella del mouse, che diventa estremamente fluida. Oh, questa sta dormendo qua. Oh, questo qua mi sembra molto più... i ciliegi in fiore. Questi dovrebbero essere carri abbastanza leggeri. Scusate. Torniamo in officina. Prendiamo un'altra sfida.
Vediamo se abbiamo qualche altro mezzo a disposizione. Oh, c'è pure questo mezzo a disposizione. Panoramica. Ah, gratis. All'acquisto. Vediamo. Ci prendiamo un bel carro decente. Allora. No. Andiamo avanti. Cosa ci abbiamo? Cannica. Prendiamo questo. Di cosa si tratta? Vediamo un po'. Ricompensa. Ok, battaglia. Vediamo cosa riusciamo a fare di buono. Let's check if we can do something or better. Something of good. Ah, questi sono i semimoventi. Cacciacarri, carro leggero. Ah, queste sono le icone con le descrizioni dei vari carri. 3 strisce carro pesante, 2 medio, il rombo leggero, cacciacarri quello con il cuneo e poi quest'altro ASV a semimovente dovrebbe essere il quadratino. È la prima volta che lo porto questo giochino e devo essere sincero che tutto sommato non è male, è abbastanza complesso, F8 in carica? No, mai una cosa del genere. Se veramente sono esistiti questi carri. Oh, è pure bello veloce. È bello anche accurato il suono della neve sotto i cendoli. E ovviamente questo è un gioco gratuito, eh. Oh cavolo, no! E su, dai, affacciati. Sono fatti di latta.
Oh, questo c'ha la palla spazzanera. Questo dovrebbe essere un mezzo francese. Ronald Garanz. Occhio a non far catturare la bandiera. Che è successo? What's up? Ai ai ai. Alla fascia del bicarbonato di sodio, Weiyong Sima. Ah, quella sta scendo a posto. Credo di aver capito cosa vorrebbero fare. Sì, ma Ronald, vai, va. Aia. Grande. Oh, che ha fatto? Aia. Aia. Vai giù. Certo che devono essere veramente stretti sti carri piccolini qua. Nella realtà e per le dimensioni. Gino Calandra, salutiamo Gino Calandra, la Calandra dell'auto, vai, vai. Solo che ne sono tre che stanno sparando. Oh, ma nessuno vorrà soccorso. Aia. Craig Grant, Jean-Philippe, Philippe a part la castagna, perché questi ti vengono e ti fanno fare i fuochi d'artifice e tu sei. Bello però, eh? Martinson non sta messo proprio bene. Aia.
Martinson pure si è fatto la cartella. Poi c'è sta Vittorio Casciato. Andiamo da Vittorio. Vittorio, Vittorio, tutto a posto. Meglio di no, eh. Oh oh, voglio, ti sei messo in trappola, non vorrei dirtelo. Oh, fra le altre cose, da vedere anche come lasciano, ops, come non detto, lasciate una bella traccia, molto realistica. Vabbè, dai, rifacciamoci un'altra missioncina. Cosa c'è rimasto? Vediamo un po'. Allora, mobilità, questa è alta, avvistamento 407, che significa? Ah, proviamo questo. Ah, questo, vai. Panzer 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Io sono Lady, Lady, Lady Bugarosa. Io sono Chiarina. Con pigiama rosa vado là. Ma no, ma no. Io sono Lady, Lady, Lady Bugarosa. Ma sono Chiarina. Ti mando del trombozzo. Piccolo stacco. Allora lo facciamo a Moreno. È un amico. Vediamo cosa ne viene fuori. Sono i carri leggeri che non ho utilizzato quasi mai su Heroes in Generals, fare altre cose nel ruolo del carrista. Opla. Oh là là, mi hanno individuato. Sento colpi che sfiorano là. E infatti stringiamo la curva, speriamo di non trovare nessuno in agguato qua. Catturato.
Dovremmo averla catturata. Ah, stiamo catturando. Oh. Visto un bagliore. Questi stanno tutti imboscati, stanno. Portiamola a termine questa missione, vediamo un po' come va a finire. Ah, questo sta difendendo la base. Aia. Devo prenderci la mano con il mouse. Aia. Ma non ho capito questi come fanno a fare così male. Sono riuscito a taggare. Sette per cento, chissà quello a quando sta. Chi è? Funicolare del Pentagono!
Questo secondo me non ha sparato nemmeno un colpo. Ma che faccia incastrata. Ce ne sono 4 contro 7. Sì. Oi. Ecco perché prima ha sparato il colpo attraverso l'altro giocatore, attraverso i muri. Questi che stanno facendo? Ah, ma questo è un parlo francese. Ahia. Eccolo qua, il sopravvissuto. The Survivor. Truck. Sì, ma questo è organizzato però, eh. Basta. Basta. Se ne ce ne sia uno dentro al vicoletto qua. Su, chissà se è fatto proprio niente, si è fatto. Vabbè. Ma già, hanno vinto. Vabbè.
prendiamo il Renault. Ah, questo è quello che abbiamo visto prima. Proviamo il Renault, vediamo un po' com'è. Marassiallo. E si ricordi bene che qui non siamo in America. Qui siamo a Napoli, e come si dice, cac, isciur e fes, ha capito? Esattamente. Il grande Totò. Allora, nel frattempo, nella foto, questo è il mio ultimo video che è uscito su YouTube e questi sono i miei canali social. Vi invito ad iscrivervi, naturalmente mi farebbe enormemente piacere che voi vi iscriveste al canale. Sconfitta T1 Cunningham, riparazione, vediamo un po'. Sembrano motori a benzina dal suono. Stavolta li seguo. Ah, ci abbiamo due mezzi qua. Dopo di voi. Prego, prego. Io mi metto in coda. Prego, prego. Prego. Questa è la testa fuori, non la mette né voi né mai. Allora, portiamoci sempre alle spalle perché questi...
dove stava questo? Vabbè. Oh. Da chi sta? Falk. Basta la parola. Ahia, seconda sconfitta. Ma questi sono molto ma molto preparati, eh? Questo dobbiamo dirlo. E vabbè, sono cose che capitano. Allora, Panzer 2 non è servito proprio a niente. Panzer mio, Panzer 2. Acquista un veicolo, vediamo un po'. Un veicolo italiano, vediamo cosa ci sta. Impossibile ricercare. Allora forse ho capito. Bisogna. Ok. Ok, perfetto. Dovremmo averne a sufficienza. Perfetto, vai. Ok, vediamo un po' sto Fiat. Carica munizioni. Acquista. Oh. Proviamo questo carro italiano. M1441. Danni causati, causa danni 3 veicoli in una battaglia. Esagerato. Ah, qua bisogna. Allora, vediamo un po'. Danno medio, questi qua. Perforanti. 40. Perforazione media 60. Allora, facciamo così. Prendiamo i perf 182.000. Ma si va. Abbondiamo. Ecco qua. Teoricamente dovremmo essere un poco più offensivi a livello di munizioni. Di munizionamento. We should damage quite a bit more. And let's try this wonderful Fiat small tank. On va essayer un peu ce Fiat là. I'll be sad, quoi. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo perché è totalmente gratuito e naturalmente ciò permetterà a questo canale di crescere. Vi invito anche ad iscrivervi al mio canale YouTube.
3, 2, 1, su. Breco, breco. In teoria dovremmo farli leggermente male. In teoria. Visto che abbiamo preso i munizionamenti perforanti. Ho il ping un po' alto, eh. Impoliamo un po', un po'. Devo farci la mano perché, ragazzi, effettivamente non è semplice. Questi saranno dei veterani qua. Questi se la svegliano, tutti se la svegliano. Questa è una carramarca. Questi conoscono bene le posizioni della difensiva qua. Quello l'ha già visto.
questo è lo stesso posto di prima. This is the same place that before. Ah, ma quelli da là lo sbucano. Ancora l'ultimo superstite. Questi sono bravi. Sono stati decisamente più bravi. Più bravi, sì. Allora, ragazzuoli, approfitto tutti quanti voi che siete passati nel canale ma non avete iscritto. Ringrazio naturalmente tutti voi che avete guardato questa live. Per questo gioco naturalmente c'è la drop, quindi voi praticamente guardando la live guadagnerete ogni settimana delle cose in più da poter utilizzare in World of Tanks. Questa live termina qui. Naturalmente, come sempre, vi ricordo che nella descrizione del video trovate il link per seguire i miei canali social. Oltre, naturalmente, troverete anche il link per acquistare questo ed altri giochi scontati. Questo è gratis, ma naturalmente troverete anche giochi scontati multipiattaforma. Oltre naturalmente a trovare il link per acquistare il vero cibo biologico italiano direttamente dai piani bio. E quindi grazie mille a tutti, thank you so much, e stato a buono adieu, grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.